Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi è il secondo giorno dei nostri giorni di grande e santa festa nei riguardi di Nostra Signora del Rosario delle Vittorie, e stiamo celebrando una messa che è molto significativa proprio per i titoli con cui la Madonna viene venerata, che è la messa del Santo Nome di Maria. Chi è stato alla conferenza domenica ricorderà alcune cose che ci ha detto Padre Paolo al riguardo, che io in questi giorni piano piano, siccome sono tante, quindi potremmo farci 500 omelie con tutte quante le cose che ci ha detto, ne riprendo qualcuna delle più importanti. E Nomini Meo, se guardate qui sotto, dove c'è la cappella delle Vittorie, proprio sopra della Madonna delle Vittorie, sopra proprio la nicchia illuminata, leggerete scritto: e non Nomini Meo Ascribato Vittoria, questa è scritta a Roma, ma Ascribatur Nomini Meo Vittoria, tutta la stessa cosa, è una frase latina che significa: la vittoria sarà attribuita al mio. E la messa che stiamo celebrando appunto è quella del Santo Nome di Maria, perché il nome di Maria a fianco a quello di Gesù è potentissimo nella guerra contro le forze del male. Se voi ci pensate, perché l'Ave Maria è una preghiera così forte oltre a tutte le altre nominazioni? Perché se ci fate caso, nell'Ave Maria si nomina per due volte il nome di Maria, perché noi diciamo Ave Maria e poi Santa Maria, e l'Ave Maria culmina nel nominare di il nome del quale nessun altro c'è salvezza, ci parla, no? Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Guardate che soltanto nominarli questi due nomi, soltanto dire con fede e con amore Maria, Gesù, già questo basta per un tramonto l'inferno. Se voi vi leggete i libri degli esorcisti, quelli raccontano che i diavoli non li nominano mai i nomi di Gesù e di Maria, gli dicono quello, l'alta dama, il padrone, sempre in maniera dispregiativa, ma i nomi non li nominano mai, perché solo nominare quei nomi vuol dire già avere la benedizione del Signore e la salvezza garantita. Siccome i demoni sono nemici di questi nomi, non li invoca. Ora, il Vangelo di oggi ha detto una cosa molto importante, ecco, c'era Maria che rappresenta la vita di preghiera, e Marta, quella che fa tante cose. Gesù ha detto: buona, una cosa è più importante di tutti. Ecco, la cosa più importante, noi qui siamo una parrocchia mariana, è venuto un sacerdote mariano che è dentro da anni, io sono Maria da 20 anni, sono consacrata alla Madonna in maniera convinta. Essere mariani significa mettere al primo posto della nostra vita interiore cosa? La preghiera, perché la preghiera che fa i miracoli, capite? Noi tante volte, sapete quante volte anche a me, non ha, mio figlio non va mai a messa, oppure mio figlio si droga, oppure se i miei genitori e figli stanno litigati, e i parenti stanno litigati, e quello ha divorziato, dice io glielo ho detto che devono fare, ma questi non mi ascoltano, che devo fare? Quante volte facciamo esperienza del fatto che vediamo delle cose che non funzionano, vanno storte, e noi vorremmo farci qualcosa, vorremmo dirgli altro. Fammi, non ci sentono? Quante volte? Penso che tutti ne abbiamo avuto tante esperienze. Allora, che ci puoi fare su tante situazioni? Umanamente parlando, niente. Sai che ci puoi fare? Quindi un bel rosario che ho messo in giro, quei rosari, me li ha regalati una ditta che è una delle migliori d'Italia nella produzione, mi ha regalato un pacco, una montagna così. La Ghirelli, se l'è andata a comprare, lo stanno detto fra me e voi, 15 euro, sono bellissimi, sono fatti di materiale molto molto pregiato in occasione del centenario di Fatima. Se prende quello su cui c'è pregare, molta gente pensa che pregare sia perdere tempo, cioè, si sta a pregare, resta un sacco di cose da fare, e metti sta facenza, ma niente, a perdere tempo con la preghiera. Nine, capite? Perché se Dio muove un cuore, in questo sapete quante volte ho visto, le cose cambiano da così a così, capito? Cioè, se mi fido non va mai a messa, quando è che tu vieni della messa? Quando nel cuore sentirà un richiamo grande da parte del Signore, non soltanto andare a messa, ma anche a riconciliarsi con Gesù, a prendere, a riscoprire la bellezza della vita cristiana. Ma questo non lo facciamo solo per una forza di prediche, capite? Perché se una persona sta in un momento in cui sta chiuso, che sta lontano, che non vuole sentire, non ti ascolta, capite? Allora, i maestri
Gli Spiriti dicevano che la preghiera è la forza dell'uomo e la debolezza di Dio. Quando non possiamo fare niente, si prega, si prega, si prega. Cosa ha fatto un uomo a lei, quanto sapete? Flotta molto inferiore contro un esercito agguerrito. E la Madonna li ha fatti vincere, attenzione, non perché non andassimo soggiogati, ma perché se venivano gli ottomani in Europa sarebbe finito il cristianesimo. La festa del Santo Nome di Maria, questa che stiamo celebrando, fu istituita perché c'è stato un altro episodio, e 110 anni più tardi, perché era l'11 settembre del 1683, c'è stata un'altra battaglia terribile a Vienna. Ancora una volta capeggiati dall'imperatore della Polonia, pochi cristiani, poi c'era un grande santo, San Marco Laviano, che li arringava, d'accordo? Ma li arringava soprattutto a pregare, hanno ricacciato un'altra volta indietro l'esercito turco, che anche lì se fosse entrato a Vienna e preso il possesso, capite, i musulmani, almeno un tempo, non speriamo sono un po' calmati, non tutti sono calmati, alcuni sì, altri no, come ben sappiamo, anzi alcuni sono ancora più scalmanati di prima. Quando andavano in un posto, non andavano in un posto soltanto per soggiogarlo militarmente, ma ti obbligavano a diventare musulmano, cioè ti mettevano una cimitarra davanti, dici, io rinnego il cristianesimo, diventavo musulmano, io ti ammazzo. Capite? Quindi immaginate che tragedia che sarebbe stata. La Madonna è intervenuta solo per questo, perché la Madonna non interessa tanto le guerre politiche, capite? Cioè chi comanda e chi non comanda. La Madonna gli interessa che in Europa sia custodita la fede cattolica. Adesso ci stanno più i turchi alle porte, credo mamma dei turchi, però ci abbiamo alle porte, non più tanto alle porte, l'ateismo, capite? Perché oggi siamo ancora in tempo in cui non è che ci sta un'altra religione che vuole vincere contro il cristianesimo, oggi c'è la religione del niente, capite? Si chiama, la gente non crede più a niente, a zero, non gli importa, o non ci crede proprio, o proprio completamente indifferente, cioè non è neanche nemica, dice ma sì, io sono cattolico, però della vita cristiana, non soltanto nel senso della pratica, cioè della messa, della preghiera, ma anche proprio della vita secondo il Vangelo, zero assoluto. Questa è una cosa che entrava piano piano nel secolo scorso. E mo che facciamo? Non è che queste cose cambiano con le prediche di Leonardo. Sì, Leonardo, le prediche di Leonardo fanno qualcosa, sapete che di Leonardo, come lo fanno tutti quanti bravi, vabbè, i sacerdoti più bravi di me, sapete a chi fanno qualcosa, a chi c'ha il cuore già disposto ad ascoltarlo, ma le persone che stanno lontano non gli fanno niente, capite? Anche in questo disco, anche in questo contesto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare, come la Madonna ha respinto gli assalti dei musulmani che volevano musulmanizzarci a tutti quanti, deve respingere questa ondata satanica di impunità, di ateismo, di tutto quanto quello che ci vediamo circondarci. Capite che non soltanto che è invaso il mondo, come ben sappiamo purtroppo è entrato anche dove non doveva entrare, anche in qualche ambiente di chiesa, insomma, non per niente il Papa sta preoccupando e ci ha chiesto di pregare tanto, capite? Cioè io invito ancora un'altra volta a riflettere, capite? Quando un Papa fa una cosa di questo genere è una cosa significativa, capite? Perché se ve lo dico io, vabbè, la Madonna ha detto di pregare, tanto sta sempre a pregare, ma se lo dice il Papa a tutta la Chiesa Cattolica vuol dire che è importante fare questo, e ha chiesto appunto di pregare con il rosario, perché il nome di Maria due volte si invoca, ogni due volte dice un rosario, quante volte invoca il nome di Maria? Se ti dici una corona, 100 volte, se dici tre corone, 300 volte, se dici quattro corone, 400 volte. Capite? Il diavolo sta tutti quanti con i diritti e scappa. Ecco. Quindi questo è un po' il messaggio che dobbiamo imparare a vivere. Guardate. Io ripeto, la mia esperienza personale, concludo, dove si prega il rosario, i problemi ci possono pure stare, ma entro certi limiti. I danni grossi non ci stanno. Quando questa preghiera non c'è trascurata, i diavoli vanno i pazzi, oggi purtroppo sono scatenati, guardiamo in giro e sono guai. Quindi chiediamo, ecco, siamo questi giorni veramente un'occasione di riscoperta, anche per il fatto che possiamo pregarlo insieme, per il fatto che ricordiamo con le grandi vittorie che la Madonna ha concesso a coloro che la pregavano con rosario in mano. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati.